Allora, io leggo l'expertise del critico d'arte Didier Baudard, fatto a Roma il 20 dicembre 1974, il quale dice: ho studiato con grande interesse la bellissima tela che rappresenta delle barche sulla spiaggia, barcas sopra la playa, riprodotta sul retro del dipinto. Opera di Federico García Lorca, Fontesquero 1899, Granada 1936. La firma Lorca si legge in basso a sinistra. Il poeta spagnolo del romancero gitano, come uomo del Rinascimento, dotato per le diverse espressioni dell'arte e del pensiero, si espresse sia nelle lettere, nella musica che nelle arti plastiche. Da sua madre pianista, ereditò il gusto per la musica e diventò allievo di Manuel de Falla. Particolarmente dotato per il disegno e la pittura, è l'autore di alcuni quadri rari e preziosi, di cui quello studiato qui è uno dei più rappresentativi. Si sa che Lorca lavorò a Parigi con Picasso all'inizio degli anni 1930 e delle decorazioni di teatro. Tuttavia, è più verso il gusto dei pittori fauve che si esprime l'opera così interessante qui riprodotta. Proviene dalla collezione Joan Ventura Bario de Madrid, firmato Didier Baudard, Roma, 20 dicembre 1974. In una pubblicazione di Salvador Dalì abbiamo rilevato interessanti analogie tra un quadro di proprietà privata eseguito da García Lorca e alcune tele di Dalì dipinte negli anni 1926-1928, rielaborazione di quadri precedenti. Si tratta di un paesaggio marino firmato Lorca e non datato, cui è stato dato il titolo di Barca sopra la playa. L'identico paesaggio è stato più volte ripreso da Dalì nei quadri La spiaggia di Lain, 1923, Scogli di Lain, 1926. Prima versione, Scogli di Lain, paesaggio di Kodaké, 1926. La rispettività del tema era una costante di Dalì e i paesaggi erano un'altra delle sue ossessioni. È possibile che i quadri siano stati eseguiti dai due amici nello stesso momento nella baia di Kodaké, dove si recavano spesso. Parla in tal senso il soggetto comune dei due quadri, come il panorama, i dettagli delle case che costituiscono il paesaggio, le barche, la spiaggia, il cielo e le nuvole. Nello stesso libro, alla pagina 35, nota numero 80, Lorca è autore di pochi ma intensissimi quadri, da Art et Dossier 1995, pagina 103.8. Questa è una delle più significative testimonianze del loro rapporto.